Io ti parlo onestamente, questa voglia che hai di fare non ti porterà mai niente, lascia stare, non cercare di arrivare dove non potrai mai dire ciò che pensi, ciò che vuoi. E ciò che vuoi tu non lo pensi, è solo un'impressione, suggestione di una società troppo presa a fare i conti con la vanità, e che non sa, ma pretende di insegnare, di indicare quella che sarà per te la strada da seguire, così che anche tu potrai sbagliare, poi soffrire della stessa slealtà, vendendo i tuoi errori come l'unica opportunità per campare, invecchiare e poi morire. Solo, non puoi spiccare il volo, ma sono gli asini che volano. Gli uomini camminano e pensano, e se lo fanno male, amico mio, non c'è morale, il mondo va a rotoli. Ma scegli un dio, religione, un lavoro, vocazione o una nuova professione che possa qualificare le persone ad una vita regolare, non banale, bada bene che tu sia speciale. Perché ciò che conta è la tua convinzione in ciò che sei, ciò che hai, dove andrai e come apparirai. E se apparentemente sei un coglione, non ti preoccupare, la proclamazione dell'umiliazione oggi è naturale, sai, e non è così male, dai, alimentare una generazione di arroganti, strafottenti, incapaci, pronti a giudicare. E dentro la televisione possono rappresentare un gruppo di persone pronte ad esclamare, ad applaudire. E se qualcuno da ridire, bene, oggi proponiamo anche il disprezzo, ribrezzo e l'odio a chi ne è avvezzo, per educare i giovani e prepararli ad un futuro migliore. Sì signore, questo non è l'anno domini, gli uomini in evoluzione. Solo, non puoi spiccare il volo, ma sono gli asini che volano. Gli uomini camminano e pensano, e se lo fanno male, amico mio, non c'è morale, il mondo va a rotoli. Solo, non puoi spiccare il volo, ma sono gli asini che volano. Gli uomini camminano e pensano, e se lo fanno male, amico mio, non c'è morale, il mondo va a rotoli. Forse esagero, ma non vaneggio. La mia preoccupazione è quanto tutto possa andare peggio e peggio. Di così si può andare, sì, ma non vedo la necessità sociale di retrocedere, dunque procedere con l'ispezione anale di razzisti, terroristi, fascisti e pure maschilisti, per accertare che la materia grigia non sia scivolata fino in fondo la colonna vertebrale, perché il pensiero libero è lecito, ma l'ignoranza esplicita è becera da condannare senza tribunale. E non esagero, redimimi se dico che non posso più dividere il mio ceto sociale con determinati crimini mediatici, clinici, lunatici, che non sanno cosa voglia dire non dover odiare. Semplicemente la gente può sopravvivere anche senza gran rotture di coglioni. È facile, più facile che tentare di spiccare il volo. Solo, non puoi spiccare il volo, ma sono gli asini che volano. Gli uomini camminano e pensano, e se lo fanno male, amico mio, non c'è morale, il mondo va a rotoli. Solo,